Quante volte giocheresti contro la Nocerino, viste anche i precedenti con altre volte? Per come sta andando, sempre, ogni anno. Di 4 in 4? Sì, di 4 in 4, ogni anno 4 gol. Mi dispiace. Non più, cioè, mai per egoismo spero che vada sempre così, anche se poi questa parte. Certo. Mister Fontana ovviamente arrabbiatissimo con i suoi perché ha parlato anche di non partita da parte della Nocerina con il collega che sta lì, con il mister, per cui ci abbiamo evidenziato insomma i tanti meriti vostri di aver preparato nel modo giusto la partita per poter sfruttare tutti i pezzi. Certo, allora ti dico che in settimana avevamo appunto preparato la partita esattamente in questa maniera. Avevamo lavorato un sacco sul pressing che faceva appunto la Nocerina e abbiamo lavorato sui loro punti deboli. Quindi bene, abbiamo fatto la partita giusta. Sicuramente credo che loro magari non hanno dato il meglio in campo, anche se penso che i meriti sono esclusivamente nostri. All'inizio del primo tempo ho avuto qualche difficoltà con Marcore, che ogni tanto ti sfuggiva, poi però gli hai preso le misure e hai costretto il mister a sostituirlo alla fine del primo tempo. Beh, questa occasione che hai avuto oggi da mister Brady, insomma, l'hai sfruttata? Sì, diciamo che questa è la prima da titolare che faccio quest'anno. Ero entrato in altre due occasioni, però questa era la prima che giocavo all'inizio. Penso di aver fatto una discreta partita, anche il mister mi ha fatto i complimenti, quindi spero mi continuerà a dare l'occasione di scendere in campo dall'inizio e dimostrare partita dopo partita il mio valore. Ecco. Dove può arrivare Catanzaro? Catanzaro secondo me può fare un campionato di vertice, non lo nascondo, anche se fondamentale sarà la partita di venerdì contro l'Ascoli, perché penso che sia veramente la partita che ci può fare un tipo di campionato di vertice, un campionato diverso. Farci fare proprio il salto di qualità, quindi speriamo bene. Oggi il vostro punto vero ha pareggiato 2-2, siamo la difesa, siete la difesa meno battuta del campionato, come solo quello. Che significa questo? Beh, da difensore ti dico una grande soddisfazione. Poi ovviamente il mister è un ex difensore, quindi ovviamente come prepariamo in settimana gli allenamenti della difesa si vede poi in partita, lavoriamo un sacco sulla fase difensiva, poi comunque gli attaccanti e i centrocampisti fanno un ottimo lavoro, quindi non è tutti i meriti, non sono soltanto dei quattro difensori più il portiere, ma di tutti gli 11 che fanno un lavoro straordinario in fase difensiva. Okay. Posto. Grazie. Grazie a voi.